seguita da più di 300 milioni di telespettatori in tutto il mondo. È questa la partita che tutti vorrebbero giocare. Un vero e proprio spettacolo mediatico che si concluderà con l'incoronazione del club più forte d'Europa. Chissà se ieri notte i giocatori sono riusciti a dormire. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Manca ormai pochissimo. Lo si vede dai volti dei protagonisti che sono maschere di pura concentrazione. Luca, tu qualche finale l'hai giocata. Cosa si prova nei momenti che precedono il fischio del direttore di gara? Sai Fabio, sono attimi in cui la tensione accumulata comincia a diradarsi. Subentra la voglia di iniziare a giocare. Quando l'arbitro fischia poi sei concentrato solo su quello che succede in campo. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Beh, questa è la finale. Entrambe le squadre vogliono la vittoria a tutti i costi. Mi aspetto una partita molto chiusa e tattica fino al primo gol, ma se il risultato si sblocca presto ci sarà da divertirsi. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Prova il filtrante. Tocco prudente al portiere. Bonucci. João Cancelo. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. Rafael Varane. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari, chiudendo loro la porta in faccia. Vuole la profondità. Alexandro riceve in posizione interessante. Cerca il tiro e trova il fondo della rete. E arriva così il gol del vantaggio. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Paulo Dybala ha realizzato due gol in questa competizione. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Segnare per primi è sempre un vantaggio, ma farlo in una finale è spesso decisivo. João Cancelo si spinge davanti sulla destra. Guarda come fanno salire entrambi i terzini. Ma cosa stanno cercando di fare? Penso che l'idea sia... Pronto il portiere si oppone. È stato protagonista di uno scatto imperioso. Pjanic prova a giocarla in profondità. Modric, ottimo il fraseggio. Bernardeschi, un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Se ne va. Si libera della palla ed evita complicazioni. Cerca un compagno. Ecco il filtrante. Riesce ad intercettare. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. Al centro c'è sempre meno spazio. Bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Isco. Gioca una palla lunga. C'è l'opportunità per il contropiede. E passa! Bonucci si è fatto trovare pronto. Palla a Lucas Vázquez. Prova a passare con un pallone profondo. Un tocco infelice salva la situazione. Si dispera e ne ha tutti i motivi. Ha commesso un errore che non ti aspetti da un giocatore di questo livello. Il duello fisico con l'avversario. Cerca spazio. Marcelo. Daniel Carvajal la gioca sulla destra. Si libera la grande. Prova la giocata nello spazio. Passaggio sulla destra.
prova il filtrante. Daniel Carvajal ha spazio per affondare. Il Madrid si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Kroos. Paulo Dybala, autore di una rete in questa partita. Toni Kroos. Daniel Carvajal. Vuole la profondità. E arriva alla fine del primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Finisce questa prima frazione e vorrei un commento su questi primi 45 minuti. Sono in vantaggio e direi tutto sommato con merito. Chiaro che la partita è ancora lunga, non devono abbassare il ritmo, non devono cambiare modo di giocare, perché può succedere ancora di tutto. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. I giocatori devono continuare a fare la loro partita e pensare di essere ancora sullo 0-0. Nessuna delle due parti può allentare la concentrazione proprio adesso. Modric spazza via senza pensarci due volte. Occasione da rete. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Bale. Modric. Colpisce il pallone. Grande parata dell'estremo difensore. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava Fabio. Costa. Rafael Varane recupera un pallone importante. Stanno cercando di impedire agli avversari di sfruttare i cross in area. E si difendono con tanti uomini al centro dell'area di rigore. Beh, è evidente che temano il gioco aereo avversario. Ora vediamo se questa scelta si rivelerà vincente o se gli avversari cambieranno a loro volta strategia di gioco. Bello intervento difensivo. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Proprio così. Ancora una volta si dimostrano solidi in tutte le zone del campo. Cerca un compagno. Daniel Carvajal tenta la fondo sulla destra. Ottimo intervento! Daniel Carvajal aveva pescato magnificamente il compagno. Bale non è riuscito a trovare la conclusione su un passaggio interessante. Cerca spazio, cerca di servire il compagno in avanti. Douglas Costa cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Prova a passare con un pallone profondo. Posizione regolare, può provare. Non è riuscito a buttarla dentro. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Bale. Daniel Carvajal. E sarà rimessa con le mani. Isco. Douglas Costa. Pjanic. Cerca spazio.
Douglas Costa scatta verso il pallone. Elegante. Può crossare. Occhio al tiro. La mette sulla sinistra. Grande movimento nello spazio. Va di testa. Colpo di testa che si perde sul fondo. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Vuole la profondità. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Cerca un compagno, ha la possibilità di andare verso la porta. C'è spazio, occhio, attenzione al tiro. Il pallone è dentro. Non potevano trovare gol in un momento migliore. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Male la difesa. Non puoi concedere occasioni del genere all'avversario. Devono fare più attenzione. Non possono lasciarli arrivare a un passo dalla porta. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. 2-0 dunque. Allontana il pallone. Khan. Decide di sfruttare la fascia. Può cercare il taglio in mezzo. Mette la... Ecco il tiro! Hanno segnato ancora! E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Davanti alla porta, tutto solo, non poteva sbagliare. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. 3-0 dunque. Attenzione! C'è il cross. Finisce così, non c'è più tempo.